Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Guardate un po' chi c'è qui oggi, il piccolo Oliver, e penso che moltissimi di voi saranno contenti perché mi richiedete spessissimo video con lui. Effettivamente non ne ho filmati tantissimi da quando è nato e quindi oggi ho deciso di portare un nuovo video con lui. Adesso sono circa le 11 del mattino, stamattina ci siamo preparati per la giornata e poi l'ho rimesso un pochino nella culla, così ha continuato a fare la nanna. Adesso però si sta svegliando, quindi direi che gli preparo il biberon, visto che è di nuovo ora di mangiare la pappa. Lui al momento mangia circa ogni 4 ore. È vero, qui c'è anche il suo Dudù a forma di coniglietto. Sta qui e gli fa compagnia nella culla. Poi se notate ho messo anche questo coprimaterassino a righe, che mi piace davvero tantissimo. Preparo la pappa, piccolo Olly? Che dici? Sono un po' indecisa per quanto riguarda il biberon da utilizzare. Questo all'interno ha i sacchettini, il sistema anticolica fatto in questo modo che è molto particolare, però è un biberon piuttosto grande, mentre invece questo è un biberon più classico, super piccolino, che forse dopo tutto penso sia più adatto al piccolo Oliver, soprattutto per adesso, visto che lui mangia poco. Quindi questo magari lo vedrete in qualche video futuro, comunque quando sarà più grande. Ho già messo l'acqua e questi sono 60 ml. Adesso vado ad aggiungere il latte in polvere. Questo è già diviso in porzioni, come saprete io utilizzo il dosatore. Queste tra quelle che ho sono le bavaglie che preferisco per il piccolo Olly, perché sono piccine e super cute. Eccoci qui, pronti per il momento della pappa. Mettiamo la bavaglia. Eccolo qui, quanti animaletti, coniglietti sulla bavaglia, giraffe sulla copertina. E adesso beviamo il latte. Olly, bravo. Tra l'altro, dopo vi faccio vedere anche com'è vestito, perché ha un outfit davvero adorabile. Ma per adesso mangiamo la pappa, vero? Che sei affamato? Tra l'altro, tempismo perfetto, direi. Sono riuscita a preparare il biberon prima che iniziasse a disperarsi. Quindi ottimo. Olly, non dormire. Lui tende ad addormentarsi mentre beve il latte, quindi devo un po' svegliarlo ogni tanto per essere sicura che lo finisca. Dobbiamo berlo tutto, eh? Olly, sveglia. Mamma mia, com'è addormentato. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo mini biberon. Io lo trovo troppo tenero e soprattutto molto adatto a lui. Infatti sono felicissima di averlo comprato. Ma guardate un po' qui chi c'è, un bimbo super sazio. Adesso dobbiamo fare il rottino e lui si è riaddormentato, come sempre. Olly. Amore, facciamo questo routine? Ma quanto sonno che hai! Questa adesso possiamo anche toglierla. Dopo avergli dato la pappa, ho sistemato il piccolino nell'ovetto, così non sta propriamente sdraiato, sta leggermente più sollevato, che secondo me è meglio dopo aver bevuto il latte. Lui comunque si è addormentato, guardate che tenero. Qui c'è anche questo asinello che è un piccolo peluche barra sonaglietto che mi piace davvero tanto. Guardate che carino. Poi Olly è ancora un po' piccino per poter interagire con i sonagli appesi, ad esempio, quindi preferisco questi piccoli pupazzetti morbidi morbidi. Comunque il piccolino è da cambiare, ha assolutamente bisogno di un cambio pannolino e anche abbastanza in fretta. Sì, penso che abbiate capito. Quindi adesso vado subito a preparare il fasciatoio, intanto che lui è qui tranquillo. Sulla cassettiera ho preparato i pannolini, che in realtà stanno sempre qui, le salviettine che fidatevi saranno assolutamente necessarie. Sì,
ne avremo assolutamente bisogno, il borotalco, la spazzolina per pettinargli i capelli e poi qui ho due accessori carinissimi che completano il suo outfit e che non gli ho fatto indossare stamattina, quindi glieli metterò insieme a voi. Si tratta di queste scarpette fatte a maglia super particolari, le adoro, e questo cappellino che è semplicemente stupendo. Eccoci qui sul fasciatoio. Per prima cosa togliamo i vestiti. Ecco, poi ve li faccio vedere meglio, come vi ho promesso. Togliamo anche i calzini perché qui prevedo un cambio di pannolino piuttosto impegnativo, quindi li rimettiamo dopo. Apriamo il primo body, questo lo sta indossando al posto della magliettina, infatti sotto al body di intimo. Oliver ha ancora il cordone ombelicale. Ecco. Oh sì, dobbiamo proprio cambiarlo questo pannolino. Inizio già a preparare le salviettine qui accanto. Oh mamma mia, Olly! Sì, qui un cambio è decisamente necessario. Adesso prendiamo subito le salviettine. Eccoci qui. Inizio a pulirlo con le salviettine, anche se non penso che sia sufficiente. Allora, togliamo questo. Ah, mamma mia! Adesso il piccolino è pulito e profumato, quindi mettiamo il pannolino nuovo, questo qui. Gli metto un pochino di borotalco, ecco qui. Adesso allacciamo il pannolino. Eccoti qui, Olly! E adesso è finalmente venuto il momento di farvi vedere più nel dettaglio il suo outfit. Allora, intanto gli riallaccio il suo body magliettina, questo a righe, molto semplice, molto carino, tra l'altro è facilissimo da abbinare, quindi penso lo utilizzerò in tantissimi outfit diversi per lui. Gli rimetto anche questi calzini, che sono un po' grandi, ma del resto sono super caldi, quindi questo è l'importante. E adesso rimettiamo questa salopette che gli ho fatto indossare questa mattina e che adoro. L'ha fatta la nonna, vero Olly? A maglia, ed è bellissima, super morbida. Penso si possa anche percepire perché è super super fluffy, ma vi assicuro che al tocco è meravigliosa. Adesso allacciamo le bretelline, tra l'altro ha dei piccoli bottoncini di legno a forma di cuore e li trovo bellissimi. Per completare l'outfit gli metterò queste babbuccine che vi stavo facendo vedere prima, sono sempre fatte a maglia dalla nonna e sono meravigliose, anche il colore è stupendo e poi mi piace un sacco il contrasto tra questi due colori. Secondo me sono molto carini abbinati e il cappellino riprende entrambi questi due colori. Ed è meraviglioso con questi pompon. Prima però pettino un pochino il piccolo. Ecco qui, spazzoliamo i capelli, così poi possiamo mettere il cappellino. Siete pronti? È la cosa più tenera del mondo. Secondo me è troppo tenero vestito così. Vieni piccolo Olly. Ma chi è questo bel bimbo? Olly sta facendo di nuovo la nanna nella culla e guardate che carino, l'ho avvolto nella copertina a mo' di baby burrito ed è una cosa che mi piace un sacco, è proprio un involtino. Io spero tantissimo che questo video con il piccolino vi sia piaciuto, se è così per favore lasciate un bel pollice in su per supportare anche il mio canale in generale, condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici. E se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto! Da me e dal piccolo Olly!